Il modello sociale del nuovo millennio richiede il sacrificio totale. Si chiama modello 7x24, la totale flessibilità dell'occupazione. È la possibilità per un'impresa di utilizzare la forza lavoro come l'energia elettrica, portando quando serve l'interruttore su on oppure su off. On, off. On, off. Detto fatto, primo comandamento, non assumere. E così il vecchio lavoro si veste di nuovi colori. Formale di collaborazione in affitto parziale, ripartito, interinale, in somministrazione. Che cos'è? Una medicina? Prende due capsule di lavoro dopo i pasti. Speriamo di non essere allergici. Ma non finisce qui, la flessibilità si estende anche a... salari, orari, tipologie, variazioni in modalità straordinarie, condizioni, ritmo, tipo, luogo, trasferimento, reparti, sedi. Sembra un percorso a ostacoli. Ti facciamo lavorare dal lunedì al mercoledì, dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle 19, tranne il martedì che fai dalle 16 alle 21 alla sede centrale, il giovedì la mattina nella filiale B, poi la sera 4 ore e la notte altre 3, e il venerdì a casa perché hai fatto la notte, ma puoi venire un paio d'ore la sera altrimenti ti licenzio, il sabato fai apertura e poi un'ora sì, una no fino alle 18. È di un sadismo sconvolgente, è come essere schiavi 500 anni fa. Oggi gli occhiali li ho oscurati di più, mi dava fastidio vederli saltare. Tornavo a casa con un certo malore. Ho chiesto consiglio, non si può cancellare. Un poco d'acqua mi si asciuga la gola. Sarà la cravatta, il caldo, l'arsura. Vorrei dell'aria, ma non me lo posso permettere. Con gli ultimi soldi ho comprato un futuro. Noi siamo i buoni, i buoni di giusti. Portiamo sviluppo. Il nostro sistema sul mercato migliore. Morti? Qualcuno, ma statisticamente accettabile. Paura di prendere la parola, di essere soggetto. Paura prima, quando si sarebbe trattato di dire fermiamo la macchina. E se la macchina non si ferma in nome delle sacre necessità della produzione, ci fermiamo noi. Canaglie! A questa temibile e vile categoria apparteneva anche il piccolo Emil Cornei. Con il magro corpo crivellato di pallottole ebbe come un lungo spasmo davanti al caffè La Backdoor, dove cercava rifugio. Aveva 10 anni e portava addosso quella misteriosa arma che gli venne trovata in tasca al momento di seppellirlo. Una trottola. Fuoco! Fuoco a Parigi, fuoco alle Rekmer, fuoco a Fourmier, fuoco alle Havre, fuoco e ancora fuoco! La mattina del 1 maggio 1890, davanti la filandola Saint-Pareil di Parigi, dove un reparto armato intervenne, arrestando diversi uomini. Paura dopo. Perché il lavoratore è precario, nel senso più profondo della parola. Precario da prex, preghiera. Perché il posto di lavoro oggi è un privilegio e non lo si può perdere per nulla al mondo. La macchina deve lavorare anche se è pericolosa, deve lavorare perché deve produrre e non si può fermare. Non si può fermare perché il cliente aspetta le forniture e se tu non gliele dai, gliele darà qualcun altro e noi perderemo il posto. Una ragazza di 20 anni, Marie Blondeau, marciava in testa con in mano un ramoscello di biancospino. Fuoco! Colpita in pieno viso, venne letteralmente scotennata. La sua lunga chioma rossa si alzò in volo con il bianco spino nella bella luce del nord e non la ritrovarono più. Se dunque non si vuol perdere il lavoro, la macchina deve poter uccidere. Che orrore credere che la condizione di schiavitù dei lavoratori possa essere eliminata con un salario aumentato in luogo di una vita migliore. Siete voi cospiratori nell'attuale imbecillità delle nazioni che vogliono arricchirsi il più possibile sulle spalle delle future generazioni. Che orrore avere un prezzo per il quale non si è più una persona, ma si diventa un ingranaggio, uno stupido miraggio, un pezzo di ricambio del padrone, un
filo, ci resta un filo soltanto che ci lega e che si sta spezzando. Non è un gioco, una pretesa, un interesse, una contesa, ma per tutti noi è legittima difesa. Non è un gioco, una pretesa, un interesse, una contesa, ma per tutti noi è legittima difesa. Non è un gioco, una pretesa, un interesse, una contesa.